C'è comunque stato chiesto uno stato di calamità, uno stato di emergenza. Sì, allora questa è una notizia dell'ultimissima ora, anzi forse diciamo novità, la possiamo dare in esclusiva, cioè proprio poche ore fa è stata firmata da parte mia la richiesta e la documentazione al Presidente della Regione Oliverio per la richiesta al Governo centrale dello stato d'emergenza, quindi questo vuol dire che se questo stato, insomma questa richiesta sarà soddisfatta, sicuramente verranno rimborsate tutte, questo per legge, verranno rimborsate i comuni di tutte le spese che hanno sostenuto e che stanno sostenendo in questi giorni per la messa in sicurezza del territorio, almeno per quanto riguarda questa fase d'emergenza, attraverso le cosiddette somme urgenze. Somme urgenze, lo dice la parola stessa, vuol dire che sono dei lavori di somma urgenza, dei lavori che si devono fare durante l'emergenza per superare questa somma massima urgenza. Ecco, queste spese, comprese anche le spese che sono state sostenute per esempio per 20 famiglie sgomberate, se sono queste famiglie sono state sistemate in alberghi e altro, anche queste spese saranno, diciamo, risarcite. In questa fase, ripeto sempre quello che ci dicono da Roma, dal governo centrale, non verranno rimborsate per esempio le spese per i danni ai privati. Però poiché l'anno scorso, dopo qualche mese dall'alluvione, il governo di Roma ci ha detto che era possibile, diciamo, come dire, risarcire anche, i privati per i danni che avevano subito, allora dopo qualche mese abbiamo iniziato anche a fare la conta dei danni di un anno fa. Quindi io sono fiducioso che anche in questo caso, molto probabilmente, anche se non è sicuro al 100%, lo governo centrale dirà anche che sarà possibile tra qualche mese iniziare il risarcimento dei privati. Voglio dire un'altra cosa pure, che da un punto, l'anno scorso sono stati assegnati per tramite del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile alla Regione e alla Protezione Civile 12 milioni 800 mila euro, che sono serviti per poter, ecco, risarcire i comuni di tutte le spese che hanno effettuato per le somme urgenze dell'anno scorso. E diciamo su questi, su 12 milioni e 8 abbiamo già risarcito, pagato i comuni di oltre la metà di quello che hanno sostenuto. Ora stiamo aspettando, perché poi non tutti i comuni portano documentazione nei tempi previsti, molti comuni sono un po' ritardatari, come anche la provincia dobbiamo risarcire di alcune spese che hanno subito. Quindi siamo sulla buona strada per chiudere tutto quello che noi dovevamo risarcire rispetto all'anno scorso, e ora ci apprestiamo a fare lo stesso iter per quanto riguarda questo evento alluvionale.